Pronti? Vai! Non ce la potrà! Allora, riproviamoci. Eccolo! Vai! Finalmente! Ci siamo, signori, alziamo il volume. Allora, vediamo un po', non so niente su qua appena entri il gioco. Vabbè, intanto abbiamo il poltercuccio. Poi, che abbiamo? Telefono. Oh! Figo! Titolo... Figo! Con l'hotel dietro. Un bel titolo dorato. Premiamo A? Premiamo A? Però non lo faccio. No, lo faccio, dai. Ah! No, non dimmi che è come Go Vacation, che puoi avere solo pochi profili. Boh. Comunque, eccoci qui. Allora, abbiamo due scelte: storia o giochi paranormali. Giochi paranormali li faremo più in là. Allora, storia. Ah, si hanno tre profili per ogni utente. Fantastico. Siamo pronti? Nuova partita, dai. Pronti? Vai! Questo gioco salva i progressi in modo automatico. Non spingi la console durante il salvataggio. Vai! Si parte, dai. Aumento il volume, ok? Vediamo un po' se è cambiato qualcosa del filmato dalla beta. Eccoci. Ah, eccoci qui. Pronti per una bella vacanza. Ecco, da qui partiva il tutto. Ah, tutti quanti all'hotel Miramostri si chiama. Mi pare che si chiama Hotel Miramostri. Sì. Almeno in italiano mi sembra che si chiami Hotel Miramostri, ma vabbè. Ed ecco qui il nostro eroe. E dai cazzo, ci siamo. Vabbè, questa scena già la conosciamo, ma non la taglio. Aspetta un attimo. Ok. Ah, scritto in russo arabo, ecco, vedendo la similitudine, ecco, tra i scarabocchi, ecco. Di solito sono sempre scarabocchi, sia nei fumetti sia... vabbè. Ed ecco qui il grande hotel Last Resort, almeno in americano, e in italiano mi sembra Miramostri, oppure Ultimo Resort. Anche se sarebbe figo Ultimo Resort come ultima vacanza prima di morire, ecco. Sappiamo tutti come va a finire sta vacanza. Ma il cioè come inizia sta vacanza, perché alla fine non lo so, ecco. In realtà non lo so come finisce. Il Todd. Ma al solito. Ah, eccoci qui. Joycon alla mano e prepariamoci a entrare. Questa qui sarà solo la prima parte su tre del gameplay, che non so niente. Ma ancora mi ricordo io alle tre che stavo guardando il primo trailer e questi gameplay, e mi aspettavo di vederlo a dicembre, tipo, non lo so, cioè di non giocarlo mai. Ma comunque, iniziamo. Ovviamente caricamento che divide il filmato, purtroppo. Eccoci. Moto di merda, ovviamente. Oh yeah! Eccoci. Arrivati. Valigie di Peach ovunque. E sappiamo tutti che è un pericolo, ecco. È un pericolo per noi. Eccoci qua. Ok, eccoci qua. Oh, dove stai andando? Andiamo a registrarsi alla reception. Ah, ok. Oddio, posso attraversare il cane? Oddio. Allora, esploriamo per bene stile FIFA Gamer. Allora, Mario. Vabbè, sto pezzo, alcuni pezzi li sono. Però alcuni no. Cane cattivo.
Allora, poi. Peccato che non si può correre. Che c'è scritto qua? Vediamo un po'. Benvenuti al Miramostri, eccolo. L'hotel. L'hotel dove ogni soggiorno è un'esperienza indimenticabile. È già indimenticabile. Allora, qui abbiamo una piccola lobby dove laggiù abbiamo l'elemento cruciale dell'avventura, cioè l'ascensore. Poi, maggiordomo. Faccia come se fosse a casa sua. Le va di provare una delle nostre bevande? E non facciamo niente. Vabbè. Tizio d'ascensore che è in una posa sexy? Sono spiacente per l'inconveniente, ma l'ascensore è temporaneamente. Per il momento è fuori servizio e sarà di nuovo in funzione in men che non si dica. Qui abbiamo il pulsante che dovremo spingere, ma questo hotel lo faremo a pezzi veramente col nuovo poltergust. 8 minuti, va bene, abbiamo ancora tempo. Oh, questa stanza non l'ho mai vista, oh. Chissà cosa c'è, vediamo un po'. Che gliene pare del nostro hotel? Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti il massimo del lusso e del comfort. Ok. Non mi fissare, per favore. Allora, che abbiamo qui? Vediamo un po'. Vedo che non si è ancora registrato. La prego di recarsi alla reception. La trova proprio qui. Va bene. Ci andiamo alla fine alla reception, perché so che lì inizia l'avventura, ecco. Andiamo un po'. Questo hotel è così grande, Luigi. Arredamento poi è semplice e straordinario. Che fortuna aver ricevuto un invito, eh? Che fortuna, eh? Si muore tutti qua. I Todd? La principessa Peach si è portato un bel po' di bagaglio. Ah, Luigi, che succede? Ah, oh no, caspita, cazzo. Vabbè, magari. Allora, esploriamo quest'altra parte dell'hotel. Vediamo un po'. Che sguardo inquietante. C'è qualcosa nella nostra struttura che la turba? Le assicuro che il nostro staff farà di tutto per rendere la sua vacanza un'esperienza unica. Allora, volta il cucciolo. Ah, è saltato pure il cane. Comunque le luci sono fatte veramente bene. Non ci possiamo sedere. Aspetta, possiamo correre? Ah, è vero, con... Oddio, mi ero scordato. Sono abituato tipo con Mario che bisogna correre con Y. Direi che siamo pronti per la reception, ecco. Andiamo. Cari ospiti, benvenuti all'Hotel Miramostri. Siete pronti per il check-in? E dai. Thank you. E non abbiamo fatto niente. Ecco, onorati ospiti, benvenuti all'hotel Miramostri. Mi chiamo Malberta Crisante. Malberta ti chiamo, ecco. E sono la proprietaria dell'hotel. Sono davvero felice che abbiate accettato il mio invito. Anche se sappiamo che non è il suo invito. Io spero che faranno alleanza lui e Kimbu per fare un boss finale difficile, speriamo. Dovete essere molto stanchi. Venite, vi faccio vedere le vostre stanze. Oh, non preoccupatevi per il bagaglio. Se ne occuperà il nostro straordinario staff. Scommetto che gli toglieranno tutte le cose per combattere. Dopotutto siete dei VIP. Faremo in modo che il nostro soggiorno. Aspettate che abbasso, se no non si sente. Faremo in modo che il nostro soggiorno sia sensazionale. Davvero da urlo. Che ne dite, andiamo? È proprio da urlo. Luigi urlerà molto. Let's go. Ok.
Perfetto. Adesso bisogna... Sì, sì. Adesso bisogna esplorare la stanza. Allora, siamo al piano 5. E adesso... ci dovrebbe ridire qualcosa, ecco. Vediamo un po'. Le stanze di Mario, Luigi e Peach sono da questa parte. E le stanze degli Todd di Kappa... No, no, Todd, per tutti i fan di Todd, dico Todd, ok? Le stanze dei Todd sono per di là, invece. Spero che vi troverete bene. Sono certa che non dimenticherete mai questa vacanza. E sono sicuro che non ce ne dimenticheremo mai. Allora, andiamo a esplorare la nostra stanza. Eccoci qua. Eccoci qua, è la nostra stanza. Ah. Vediamo un po'. So un po' di cose, però esploriamo bene da soli. Allora, già primo jumpscare. Chi paga i danni? Ah, una bella finestra. Altro jumpscare. Poi, non si dovrebbero aprire questi regali? Ok, niente jumpscare qua. Allora, vediamo un po', esploriamo un po' per mano nostra, non per mano degli altri. Allora, fiori, ecco fiori. Vediamo un po'. Andiamo al bagno. È tutto dorato, bello fatto bene. Ma gli altri piani come saranno? Comunque, che scena, veramente bella. Allora, water. Ok, sembra tutto normale. Diamoci una bella sciacquata. Ah no, non c'è proprio acqua. Ok. Beh, abbiamo finito l'esplorazione. Una bella stanza, ecco, confortevole, bella alloggevole. Cassetto. Ah, ecco. Andiamo. Bau! È ora di un riposino. Uff. Voce di Billy, va bene. Adesso dovrò passare da registrare con l'S6, purtroppo. Ah, la nostra famosa torcia che ci salverà la vita. Il libro. E dentro c'era un vestito di ricambio, ma vabbè. Allora, vediamo un po'. Questi filmati sono tutti nuovi per me. Mi sembra, non mi ricordo se l'ho visti o no. Cioè, niente. Se l'ho mostrati o no, mi sa di no. Boh. Che c'è scritto là? Boh, una cosa strana, boh. Vabbè. Iniziamo. Problemi in vista. Ah. Meglio se urla lei, non faccio questo doppiaggio. Durante la notte è successo qualcosa. Luigi, tocca a noi due. Allora, esploriamo. Perché vedo che la stanza è diversa. Allora, ok, il tè è normale. Ma questi palloncini non erano diversi prima? E qui non c'è... Che cavolo? Qui c'è qualcosa di strano. Questi jumpscare non erano così. E poi ha fatto più balzare. Strano. Ha fatto più balzare il jumpscare di quello che c'era prima che questo. Questo mi sembra che era vuoto. Sì, è vuoto. Soldi, i primi soldi. I primi soldi del gioco. È stato il mio cane. Oh, il bagno ha una tenda. Perché ha una tenda? Ah, con questo si premeta pausa. Nel bagno non c'era nessun jumpscare. Qui è tutto allagato, perché? Vabbè. No, no, non volevo. Ecco. Ok. Nella mia stanza sembra che non ci sia nessuna esperienza paranormale. Direi di andare nelle stanze qui accanto, un attimo solo. Usciamo, dai, vediamo un po' come stanno gli altri.
Firmato un... Che figo. Questa parte non l'avevo mai vista. What the fuck? Questo hotel diventa più strambo man mano che ci sto. Eccoci. Si può rientrare nella mia stanza? Ah, ok, si può rientrare nella mia stanza. Pensavo di no. E speriamo in giro. Facciamo a pezzi sto hotel. Qui è dove scappiamo. Perfetto. Poi... Ah, così si corre, ecco. Ma io non voglio correre. Allora, qui abbiamo teschi. Un gargoyle, mi sembra. Sì, sì, è un gargoyle. Palloncini. Che se non faccio fuori io, li fa fuori Kimbu. Stanza di mare. Ah, ecco. Ho detto che li facevo fuori. Mario? Ah, con questi tasti si parla, ok. E esteticamente è uguale al il secondo e il primo. Ah, meno male, niente jumpscare. Soldi! Poi... Ok, la polvere ci ha sterminato. Tende. Perché si sono aggiunte queste tende? Oh! Si può esplorare fuori? No, il balcone sarebbe stato bello. Vabbè. Allora, questa stanza mi sembra che l'hanno mostrata nel teaser. Però era molto diversa prima. Molto diversa. Ma mi sa che quando esploriamo col poltergust che è diversa. Ma vabbè. Ok, Mario non c'è. Peach allora sta bene? Oddio! Il maniero tenebroso, lo vedete? Ecco, l'ho ingrandito. Quello lì è il maniero tenebroso, oddio. Poi. Questi oggetti che troviamo in giro sono nemici. Allora, andiamo avanti. Ah, ok, non cambia. Pensavo che diceva Peach. Queste valigie ci bloccano la strada. Allora, vediamo un po', esploriamo questa stanza. Questo gioco è tutto sull'esplorativa. Ah, ok. Volano cose. Ah, jumpscare. Ah no, doppio jumpscare! Ok. Ah, meno male. Soldi. Saranno i risparmi di Peach, ma vabbè. Ah, un aereo di carta, vabbè. Mai fidarsi di... Mi raccomando, quando andate in un hotel, tipo fuori dal tuo paese, mai fidarsi degli scaffali, cioè dei cassetti. Ok. Le luci si spengono. E qualcuno è arrivato all'ascensore, qualcosa di luminoso. Allora, esploriamo un attimo qui in giro. Non c'è niente da esplorare. Andiamo avanti. Eccoci. Usberta mi sembra che si chiamava comunque. Ecco. Bene, bene, bene. Ti devi stare sì. No! Fa! Bene, bene, bene. Ecco l'ospite più interessante del mio hotel. Ti stavo giusto cercando. Fammi abbassare. La stanza è all'altezza delle tue aspettative? Non ti pare che sia da paura? A Luigi non mi pare vero. Sprizzo di gioia da tutti i pori. Non hai idea di quanto sia felice che abbiate accettato l'invito. Ti starai chiedendo come mai, vero? Ah, ecco. Tutto merito di qualcuno che adoro. Lui è la mia vera fonte di ispirazione. È stata sua l'idea di invitarti qui. Sono una sua fan sfregatata. Vabbè. Ed è per questo che sono felice di presentartelo di persona. Sì, per te. Proprio così, Luigi. Spero che tu sia pronto. Adesso... Kimbu! Sorpresa, Luigi, sono io, Rebu!
Quel vecchio di bambino mi ha rinchiuso nel suo laboratorio. Ma sono riuscito a fuggire. La simpatica proprietaria dell'hotel non vedeva l'ora di conoscermi e mi ha liberato. E fortuna. Perfetto, la fan l'ha liberato. Non pensavo proprio che saresti venuto, ma... mi sono preparato. La mia vendetta è quasi completa. Cosa intendo? Te lo spiego subito. No, che faccia è, ti prego. Il piano è il... intrappolare te e i tuoi compagni di viaggio dentro a dei dipinti. Beh, il solito piano. Un cammino a Yerebu. Non preoccuparti, Luigi. Ci vorrà solo un attimo. E l'ora di una bella riunione familiare. Boom! Mario, Peach, Todd. Ammira, ammira le cui tutto il suo splendore. Splendore, beh, non è che splendido. Ecco un dipinto per te. Ne ho tenuto in serbo uno speciale per l'occasione. Ah, come sei gentile. Stai fermo lì e fammi un bello sguardo terrorizzato, Luigi. La festa è finita. Un bel cinese. Ma adesso non ho capito, ma Luigi corre da solo o bisogna guidarlo noi? Ok, dobbiamo guidarlo noi. Ah, ok, se premo B rallenta, fuck. Ok, da questa parte. Corri Luigi, corri. Premix, perfetto. Scommetto che se non avrei mai visto quel filmato nel sito normale, non mi avrebbe preso, perché non sapevo che fare. Cioè, sapevo che dovevo correre, però non sapevo parecchie cose, non sapevo dove andare, vabbè. Ed ecco qui che l'hotel cambia, diventando questa bella struttura che veramente è da malati mentale. Chissà come gli è venuta in mente tutta sta struttura. Inizia così la nostra scalata verso la cima. Adesso facciamo il tutorial con il poltergeist, perché sta parte la so, poi non so più niente, e chiudiamo il primo episodio, poi registro subito il secondo episodio e poi bene. Parte nuova, questo filmato non l'ho mai visto. Ah, Porter Cucciolo. E siamo nei guai, i nostri amici sono catturati e siamo senza un'arma. Oh, vedo già una barretta dove laggiù. Eccoci, oro. No, sei per Porter Goose, vero? Oh. E speriamo allora. Non è che possiamo fare tanto perché, beh... ok, mamma mia, jumpscare dappertutto. Si può interagire con questo? No. Ah. Ma qui c'è una gemma! Gemma! Come si prende? Esatto, con il Porter Goose. Tutto col Porter Goose. Maggior parte dei jumpscare saranno sicuramente per il Porter Cucciolo. Vabbè, allora. Ok. Cosa c'è di qua che non ho... eh? Ma che cavolo... c'è una gemma lì! Ok, Porter Cucciolo, se vuoi farmi andare qua, andiamo. Eccoci qui nel parcheggio. Non dimmi che sbuca anche qua. No. Oro. No, no, sono riuscito a prenderlo. Evviva. Oddio. Hotel di merda proprio, Luigi. È la mia valigia. Non era in camera da letto. Boh. Topi.
Non è una moneta, purtroppo. La macchina di Ged, che ci farà mai qua? Qui mi dà tanto di porta nascosta. Ma vabbè, andiamo. Vediamo un po'. Filmato nuovo, lui. Lo sapevo, oltre il cucciolo sarà quello che ci dà più schianze. Oh, una chance. Cioè abbiamo una chance per salvare i nostri amici. Il suo balletto che questa volta non ha fatto danni. Non ha fatto danni. Eccoci qui nel tutorial.